L'applicazione SIT consente la preparazione, la verifica e la stampa dei documenti delle pratiche di esportazione dei rifiuti tramite un portale opportunamente predisposto dalla Regione Lombardia ed accessibile via web ai soggetti coinvolti nel processo di gestione dei documenti. Tali soggetti, operatori delle aziende o della Regione e organismi di controllo, accedono al sito tramite il link https://www.territorio.regione.lombardia.it/sit/sit.htm, visibile nella barra dei collegamenti in alto nella pagina. Vi invitiamo a porre attenzione nella digitazione dei caratteri maiuscoli e minuscoli ed a salvare il collegamento nella barra dei preferiti. La documentazione relativa all'applicativo SIT è accessibile dal sito del portale del territorio della Regione Lombardia www.territorio.regione.lombardia.it. A sinistra, rifiuti, quindi autorizzazioni, competenze regionali e autorizzazioni, sezione, spedizione e destinazioni trasfrontaliere dei rifiuti. La documentazione può essere scaricata e consultata dai link presenti alla fine di tale pagina. Per accedere all'applicazione è necessario disporre delle credenziali, nome e password, che vengono fornite dalla Regione dopo aver compilato un apposito modulo. In questo modulo, rilasciato dall'Ufficio dei Transfrontalieri, nella sezione superiore vanno indicati i dati relativi alla ragione sociale dell'azienda notificatrice, al rappresentante legale ed all'operatore di riferimento, che sarà anche responsabile per la gestione degli altri utenti aziendali. Nell'eventualità in cui il notificatore sia in realtà un intermediario, va compilata anche la sezione relativa al produttore per cui il notificatore opera. In questo caso, le credenziali vanno richieste per ciascuna azienda per la quale si effettua l'intermediazione. Dopo aver consegnato il modulo all'Ufficio dei Transfrontalieri, assieme ad una copia del contratto con il produttore se si svolge attività di intermediazione, le credenziali verranno inviate per mail all'indirizzo indicato. Invitiamo a porre attenzione ai codici fiscali che vengono indicati nel modulo. Il codice fiscale dell'operatore viene adoperato come ulteriore criterio di sicurezza nell'accesso al SIT tramite l'autenticazione forte. Il codice fiscale del rappresentante legale viene invece verificato nei documenti firmati elettronicamente e allegati alla pratica, come spiegheremo successivamente. Spieghiamo l'uso dell'autenticazione forte adoperando come esempio la modifica della password, obbligatoria al primo utilizzo del sistema. Al primo accesso all'applicativo viene infatti richiesto di modificare la password, che coincide inizialmente con la login, come indicato nella mail indicata dal sistema. Prima di salvare la nuova password, va effettuata l'autenticazione forte, che richiede l'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi, CRS, per i cittadini lombardi, o un qualunque dispositivo equivalente come la Carta Nazionale dei Servizi rilasciata dalla Camera di Commercio. Le modalità di installazione dipendono dal dispositivo utilizzato. Nel caso della CRS, l'installazione è spiegata nel sito della Carta Regionale dei Servizi www.crs.regione.lombardia.it nella sezione Come si usa la CRS. Per l'utilizzo è necessario il rilascio del codice PIN e l'installazione dell'opportuno software sulla postazione di lavoro dell'operatore, come indicato nella parte relativa al software CRS nella sezione Scarica il software. Vi invitiamo pertanto a seguire la procedura di installazione e al termine a verificarne il buon esito tramite il test accessibile dal collegamento Verifica l'installazione. Proseguiamo con l'attivazione dell'utente, necessaria al primo accesso al sistema.
Le credenziali sono quelle indicate nella mail inviata dalla Regione. Al primo accesso, il programma invita a modificare la password. È necessario comunque effettuare l'autenticazione forte tramite la carta regionale dei servizi per poter effettuare tale operazione. Procediamo quindi con l'autenticazione forte tramite il bottone in basso a sinistra. Va quindi confermato il certificato da adoperare. Va indicato il PIN della CRS dell'operatore. Quindi si potrà inserire nuovamente la vecchia password e la nuova password che si intende adoperare. Al termine, con il tasto Salva ed esci, si concluderà la modifica della password. Il programma si chiuderà e sarà necessario indicare le nuove credenziali per poter accedere e iniziare a inserire i dati.